Salutiamo sempre le nostre associazioni con cui stiamo collaborando, Ali Rosa e Xtain Cosenza, la mitica Franca che ci segue sempre, e Antonella Rigioppo. Giunti, pronti, pronti e in forma, direi che possiamo iniziare con la lezione di Pilates di oggi. Sì. Vai Diana. Io ora che ci penso è da un po' che non sento commenti di Antonella. Chissà Antonella come te la stai cavando. Allora, iniziamo. Io adesso mi allontano dal telefono, quindi non so cosa succederà. Tanto c'è Francesca, anche se non la vedete. Allora, iniziamo seduti sul tappetino, gambe incrociate, quindi posizione comoda. Potete tenere le gambe incrociate se vi dovesse dare fastidio, ginocchia o anche per qualche problema. Potete anche piegarle per stare più comodi. Allora, quindi braccia morbide, iniziamo un po' a riscaldarci, prendiamo aria, portiamo le braccia verso l'alto, facciamo un bel respiro, fuori aria e scendiamo giù. Come le altre volte, curviamo un po' la schiena, facciamo scendere le braccia morbide anche se toccano terra, prendiamo aria e saliamo di nuovo. Fuori aria, giù. Prendiamo aria su, braccia tese, fuori aria, scendiamo, ancora due, prendiamo aria, fuori aria, giù, ancora uno, prendiamo aria, fuori aria, riportiamo sulle braccia, prendiamo aria, da qua appoggiamo la mano destra a terra, fuori aria, ci flettiamo un po' dal lato, torniamo al centro, le braccia tornano verso l'alto, appoggiamo la mano sinistra, e flettiamo dall'altra parte. Prendiamo aria, fuori aria. Poggiamo la mano, curviamo la schiena. Ritorniamo su, ci allunghiamo verso l'alto. Fuori aria, ci allunghiamo verso il fianco. E ancora alterniamo. Una mano giù, fuori aria. Sentiamo tutto questo bel allungamento sul nostro fianco. Prendiamo aria, fuori aria dall'altra parte. Ancora due. Scendiamo, iniziamo a sciogliere un po' la muscolatura del nostro corpo. L'ultimo rimaniamo qua, buttiamo fuori aria, ci curviamo in avanti, facciamo strisciare un po' le mani a terra, facciamo una circonferenza, poggiamo la mano destra e ritorniamo al centro, ripetiamo dall'altra parte. Fuori aria, e respiriamo normalmente, il petto ruota verso il pavimento, curviamo, facciamo un cerchio a terra con le nostre mani. E risaliamo su, prendiamo aria, fuori aria, di nuovo giù, prima un lato, poi l'altro. Schiena curva, quindi mentre disegniamo il cerchio la schiena si fa tonda, lo faccio di lato, fuori aria, curviamo, saliamo dall'altra parte, ancora giù, risaliamo dall'altro e ci fermiamo adesso su. Apriamo le braccia, facciamo un cerchio, poggiamo le mani dietro di noi con le dita delle mani verso le pareti laterali. Spingiamo con le mani a terra, prendiamo aria e portiamo il petto verso l'alto. Quindi le mani spingono, il petto come se si gonfiasse verso su. E lasciamo andare un po' la presa, la spinta. Quindi di nuovo spingiamo, prendiamo aria, inarchiamo leggermente la schiena, quindi andiamo un po' in estensione. Fuori aria, rilassiamo. Spingiamo con le mani a terra, quindi il lavoro delle nostre braccia. Fuori aria, rilassiamo. Ancora due. Prendiamo aria su. L'ultimo. Su. Prendiamo aria. E rilassiamo. Quindi adesso riportiamo sulle braccia. Ci curviamo verso il lato come abbiamo fatto adesso. Facciamo il cerchio a terra, risaliamo dall'altra parte, poggiamo le mani e uniamo il movimento, quindi spingiamo con le mani a terra, gonfiamo il petto, inarchiamo la schiena e ripetiamo dall'altra parte, quindi completiamo il cerchio. Scendiamo, curviamo la schiena, torniamo su, poggiamo l'altra mano dietro, prendiamo aria, lo facciamo solo altre due volte, respiriamo normalmente, su prima dal fianco, apriamo il braccio, spingiamo a terra, prendiamo aria, ritorniamo dall'altra parte,
curviamo, saliamo, poggiamo la mano, prendiamo aria e ci fermiamo al centro. Cambiamo posizione e ci stendiamo sul tappetino. Quindi schiena giù. Adriana, come sempre ti ricordo il tuo cuscino che da un po' che non ne parliamo, ma spero tu lo abbia sempre con te. Quindi testa appoggiata, gambe piegate. Mi allontano un po' di più, così forse mi vedo meglio. Quindi i piedi sono in appoggio alla larghezza delle anche, la testa appoggiata giù. Braccia lungo il corpo. Continuiamo a riscaldare un po' la nostra schiena. Prendiamo aria e ci prepariamo. Fuori aria, il bacino ruota verso l'alto, addome in dentro, saliamo su spingendo i talloni a terra, portando il peso tra le spalle o le scapole. Quando siamo su prendiamo aria, fuori aria scendiamo dal petto, quindi poggiano prima le vertebre della parte alta della schiena e poi lentamente gli ultimi sono i glutei che ritornano giù. Prendiamo aria. Fuori aria su, risaliamo, glutei stretti, prendiamo aria, fuori aria giù. Ho uno sguardo interrogativo perché vedo intanto che non capisco, si vede bene o ci sono problemi? Mascatti. Ah, mascatti. Vuoi provare a mangiare dei dati? Continuiamo intanto a fare il ponte. Sistemo un attimo la linea. Così mi vedrete meglio. E aspetta un po' e poi ghiacciamo. Ok, quindi siamo ancora giù sul tappetino. Ne facciamo altri due. Quindi saliamo su, glutei stretti. Penso che questo possa andare. No. Ci siamo ancora? Questi esercizi stanno diventando molto lenti. Ci siamo, giusto? Ci vedete? Ok, ci siamo. Saliamo su. Ci fermiamo su. Un inizio molto tranquillo e incerto. Da qua manteniamo la spinta delle mani a terra e il corpo su, spingendo sulla gamba destra, sul piede destro, stacchiamo la gamba sinistra, distendiamo verso l'alto e da qua, mantenendo la gamba tesa, scendiamo in avanti allineando le gambe sulla stessa linea, la gamba ritorna su, ripieghiamo e poi poggiamo e srotoliamo giù la schiena e alterniamo destra sinistra, quindi di nuovo il bacino ruota, saliamo su, spingiamo con le mani a terra, glutei stretti, sulla gamba destra la gamba si distende, scende senza scendere troppo, in linea con l'altra gamba, risale, dritta al soffitto, ripieghiamo e scendiamo. Fuori aria, srotoliamo giù. E ancora ripetiamo. Andiamo su, stacchiamo la gamba, prendiamo aria, fuori aria giù, prendiamo aria, saliamo, pieghiamo, scendiamo giù. Ancora risaliamo, glutei stretti, peso tra le spalle e la gola morbida, quindi il collo deve essere ben visibile. Ancora scendiamo giù. Risaliamo. Gamba tesa, fuori aria giù, prendiamo aria, saliamo. Attenzione quando poggiamo il piede a terra, controlliamo sempre di ripoggiare il tallone in linea con le anche, di non magari aprire troppo la gamba o di avvicinarla troppo ai glutei. Ancora su. Pieghiamo, fuori aria, scendiamo, ancora due, saliamo su, attiviamo le mani a terra, spingiamo sul tappetino, fuori aria, prendiamo aria, facciamo l'ultimo dall'altra parte e risaliamo su, da qua gamba tesa, scendiamo, saliamo, ripieghiamo, poggiamo, scendiamo di nuovo giù. Adesso prendiamo aria, fuori aria di nuovo, saliamo su con la schiena, portiamo le braccia dietro la testa e ci allunghiamo verso dietro, allungando le mani dietro di noi. Mantenendo l'appoggio sulla gamba destra, stacchiamo la gamba sinistra, gamba tesa verso l'alto, facciamo dei molleggi in su.
Ne facciamo 10. Una cosa semplice. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ripieghiamo, prendiamo aria fuori aria, spingiamo lo sterno verso il basso e ripoggiamo le mani lungo il corpo. Dall'altra parte. Prendiamo aria, fuori aria di nuovo su, allunghiamo le mani verso dietro, rilassiamo la gola, su la gamba destra, gamba tesa, altri lunghi, altri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pieghiamo, ripoggiamo giù, prendiamo aria. Fuori aria, srotoliamo e ripoggiamo giù la schiena. Ci siamo abbondantemente riscaldati, penso. Braccia lungo il corpo. Vi do sempre due alternative. Alternativa Adriana e alternativa per gli altri. Allora, andremo a fare Andred. Quindi Adriana, puoi mantenere i piedi poggiati e, come dicevamo l'altra volta, sollevi le spalle, puoi fare l'esercizio così. Per gli altri possiamo sollevare le gambe e chi è proprio avanzato può distendere le gambe, controllando però che la schiena sia ben poggiata giù e che non si inarchi in questo modo che adesso ho un po' esagerato per farvi capire. Quindi scegliamo la nostra alternativa, proviamo a sfidarci rispetto all'altra volta, quindi se l'abbiamo fatto con le gambe piegate possiamo anche tenderle oggi, proviamo. E andiamo, quindi fuori aria, solleviamo testa con le spalle, distendiamo le gambe e iniziamo a fare dei molleggi. Manteniamo l'addome dentro, lo sguardo alle ginocchia, pallina da tennis sotto il mento. Mi raccomando Paola, Alessio, sono 100, Alessandra, Aurora, Lorella. Proprio l'elenco. Tutto che io sto nominando chi si allena con me, chi fa anche il reformer. Ovviamente Diana conoscerà tutti voi che fate matchwork. Infatti. Allora, respiriamo, non c'è bisogno di fare molleggi troppo grandi. Vanno bene piccoli. Ancora, schiacciamo bene la schiena a terra. Siamo ancora a 20, vero Diana? Sì. Dobbiamo fare ancora 80. Se avete male alla testa, potete appoggiarla o anche una mano dietro la testa, quindi lavorando solo con un braccio. Facciamo gli ultimi. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pieghiamo le gambe, poggiamo la testa e poggiamo giù anche i piedi. Da qua apriamo il braccio all'esterno, quindi un po' fuori dal tappetino. Allunghiamo la gamba sinistra a terra, distendiamo la gamba destra verso l'alto. Adriana, puoi mantenere la gamba piegata perché sennò è un po' pesante per te. E notate bene che ho detto Adriana e nessun altro nome. Gamba tesa verso l'alto, facciamo dei cerchi con la gamba destra. Partiamo prima andando con la gamba destra verso sinistra, quindi incrociamo le due gambe, il gluteo si può sollevare dal bacino, così dal tappetino, così facciamo un bel cerchio. Andiamo in avanti, ripoggiamo il bacino, apriamo a destra e saliamo su. Fuori aria, scendiamo, quindi incrociamo le gambe, allunghiamo, prendiamo aria, apriamo e risaliamo. Fuori aria, giù, prendiamo aria quando saliamo. Le mani spingono a terra, le spalle non si muovono, le spalle rimangono attaccate sul tappetino, mentre ruota la gamba destra. Prendiamo aria su, controlliamo di non colpire qualcosa vicino a noi. Ecco. Ancora due. Fuori aria, quando la gamba sale su, attiviamo il quadricipite per richiamare la gamba il più vicino a noi che riusciamo. Ancora uno.
Fermiamo sulla gamba, facciamo l'altro verso, quindi adesso apriamo verso destra, verso l'esterno, andiamo in avanti, prendiamo aria, saliamo da sinistra, riportiamo il piede verso il soffitto. Fuori aria, scendiamo, prendiamo aria, apriamo. Addome stretto indietro, sentiremo anche un po' l'addome lavorare assieme alle gambe. Ancora due, fuori aria, scendo. Prendo aria, salvo, l'ultimo. Mi raccomando, Fernanda, Aurora, aprite quella gamba, lanciatela, vedete un po'. Io vi vedo. Cambiamo lato. Giù la gamba destra, sulla sinistra, tesa, Adriana piegata. E di nuovo, prima incrociamo le gambe, fuori aria, quindi scendiamo verso destra. Il bacino si solleva, va bene se si solleva. Andiamo in avanti, prendiamo aria. Apriamo da sinistra, di nuovo risaliamo. Fuori, aria giù, petto fermo. Risaliamo. Fuori, aria ancora, apriamo. Un bel cerchio largo. Quindi quando apriamo all'esterno, avviciniamo il ginocchio verso di noi e poi saliamo. Ancora uno. Ci fermiamo su. Cambiamo verso del cerchio, fuori aria, lasciamo andare la gamba verso sinistra, senza toccare terra, andiamo in avanti, ruotiamo verso destra e risaliamo. Fuori aria sempre quando scendiamo, prendiamo aria quando risaliamo. Anche qua manteniamo le mani attive a terra, le spalle incollate giù. Prendiamo aria su, ancora due. Saliamo. Sentiamo tutti i muscoli della gamba che lavorano. Facciamo l'ultimo. Prendiamo aria. Fermiamo sulla gamba. La pieghiamo e portiamo su anche l'altra gamba. Tutte e due le gambe su. Mani dietro la testa. Gomiti larghi. Da qua prendiamo aria. Fuori aria, solleviamo testa con le spalle, lo sguardo alle nostre ginocchia. Prendiamo aria, fuori aria, allunghiamo la gamba destra in avanti e in contemporanea ruotiamo il petto verso sinistra, lo sguardo verso le nostre tasche. Prendiamo aria, centro, fuori aria, cambiamo, si allunga la gamba sinistra, ruotiamo il petto verso destra. Prendiamo aria, centro, ancora alterniamo. Quindi una gamba si distende in avanti, l'altra rimane piegata. Adriana, puoi anche farlo in questo modo, quindi con la gamba piegata, tutte e due piegate, e fai ruotare sempre un po' il petto, se riesci. Se no puoi anche solo fare il lavoro con le gambe, se è troppo pesante. Appoggiata. Quindi fuori aria, ruotiamo. Prendiamo aria centro, manteniamo la testa ben poggiata sulle mani, cerchiamo di non chiuderci con i gomiti quando ruotiamo, ma manteniamo i gomiti larghi. Fuori aria, ruotiamo, prendiamo aria centro. Manteniamo la schiena poggiata giù, quando ruotiamo proviamo anche a sollevare la spalla. Ruoto verso destra, la spalla sinistra si solleva. Proviamo ad aumentare anche un po' più il ritmo. Fuori aria destra, prendo aria sinistra. Aumentiamo proprio come se fossimo in bicicletta. Fuori aria da un lato, prendo aria dall'altro, ancora 4, 3, 2, l'ultimo, ci fermiamo al centro, prendiamo aria e lentamente riscendiamo giù. Poggiamo i piedi, rilassiamo un po' il nostro addome. Cambiamo posizione e giriamo sul fianco. Andiamo a riprendere un po' qualche esercizio che abbiamo visto anche la volta scorsa, però dato che molti di voi avevano problemi di linea, probabilmente non siete riusciti a seguire. Quindi portiamo, io sono sul fianco sinistro, gamba sinistra appoggiata a terra, gamba destra tesa. Sto provando a inquadrarmi bene, ok. Da questa posizione solleviamo la gamba destra e allunghiamo il braccio destro, iniziamo un po'
a riscaldarci, quindi allunghiamo la gamba destra lunga verso la parete e spostiamo il peso sulla gamba sinistra. Da qua spingiamo con la mano a terra, ci solleviamo, prendiamo aria e scendiamo. Quindi il peso è sul bacino, il braccio è libero. Fuori aria su, prendiamo aria giù, ancora tre, prendo aria e scendo, fuori aria due, l'ultimo, ci fermiamo qua. Quindi distribuiamo il peso tra la gamba e la spalla. Se la spalla ci fa troppo male, probabilmente siamo un po' più in avanti, invece di portare il peso sulle gambe, appunto. Manteniamo il braccio verso l'alto, piede a martello, prendiamo aria, facciamo due molleggi in avanti, fuori aria, due molleggi verso dietro. Avanti, come se tirassimo un calcio, fuori aria dietro. La gamba sinistra rimane ferma a terra piegata, la gamba destra tesa, quindi proviamo a slanciarla in avanti, allungando quei muscoli che diceva prima Francesca, il bicipite femorale. Quindi se ci piega un po' la gamba quando andiamo in avanti, quel muscolo è un po' corto. Prendiamo aria avanti, fuori aria dietro, manteniamo però sempre la spinta sull'avambraccio, in modo da non cadere qua sulla spalla. Ancora avanti, fuori aria dietro, ancora due. L'ultimo, manteniamo le gambe in avanti, sono piccoli molleggi in avanti. Respiriamo normalmente, il tallone spinge verso fuori, la gamba tesa, avambraccio che spinge a terra, ancora 4, 3, 2, 1. Teniamo la gamba, la appoggiamo sull'altra. Da qua cambiamo posizione, andiamo su, appoggiando la mano. La mano non è stavolta sotto la spalla, la allontaniamo rispetto alla linea della spalla, lontana da noi. Doppia alternativa, ho le gambe piegate, ginocchia unite, versione più semplice, quindi per Adriana, va bene, o per comunque chi è nuovo del Pilates può anche fare questa versione. Chi se la sente, gambe tese, la destra va in avanti, il piede tutto poggiato a terra, la sinistra di taglio. In entrambi i casi dobbiamo salire su. Quindi se abbiamo le gambe tese ci solleveremo mantenendo le caviglie lontane dal tappetino, quindi non siamo giù così, e da qua fuori aria ci allunghiamo spingendo con la mano a terra, prendiamo aria, il bacino sfiora il pavimento, non lo tocca, e lo sguardo va alla mano che si allinea alle gambe. Fuori aria su, creiamo una curva, un bell'arco con il nostro corpo, disegniamo un bell'arco, una mezzaluna quando spirando. Esatto. Benissimo, Diana è una molla, guardate un po' come così. Si solleva, brava, guardate il suo collo, guardate com'è lungo, non chiude il mento, ma il mento guarda sempre davanti a sé, mi raccomando non piegate il mento, quindi non così. Chi è sulle ginocchia fa lo stesso movimento, fuori aria, la mano a terra spinge, così che riusciamo a creare questa curva, questa cupola. Prendiamo aria, scendiamo, però senza portare la spalla all'orecchio, la mano spinge sempre a terra. Ne facciamo ancora tre. Fuori aria, ancora due. L'ultimo. Prendiamo aria, fuori aria, su. E lentamente scendiamo, rilassando un po' il polso e un po' la spalla. Ci prendiamo qualche secondo per sistemarci e cambiamo posizione. Andiamo in quadrupedia, mani sotto le spalle. Da qua, con quindi le mani sotto le spalle, le dita delle mani ben aperte a terra, allunghiamo prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Quindi siamo nella nostra posizione di plank. Cammino un po' in avanti per far rivedere meglio la schiena. Da qua spingo con le mani a terra, porto i glutei verso l'alto, i talloni che spingono verso il pavimento. Una V invertita. Prendiamo aria e da qua, dal bacino, come il primo esercizio che abbiamo fatto del ponte, curviamo la schiena, creiamo di nuovo una cupola, portando il peso di nuovo tra le nostre mani. E siamo magicamente di nuovo
nella posizione di plank. Quindi prendiamo aria sul bacino, spingiamo con le mani a terra, appiattiamo la schiena, lo sguardo verso i piedi. Fuori aria, come un'onda portiamo il peso dalle gambe tra le mani. E di nuovo prendiamo aria dietro, fuori aria su. Peso tra le spalle. Manteniamo la gola lunga, lo sguardo sempre a terra, quindi senza guardare destra-sinistra. Ancora due. Prendiamo aria, allunghiamo tutti i muscoli dietro le cosce. Fuori aria avanti. L'ultimo. Rimaniamo un attimo qui. Proviamo a concentrarci sulle nostre gambe, quindi spingiamoci ancora oltre. Spingiamo i talloni giù, come se i nostri talloni proprio volessero toccare terra. Stiamo giusto un secondo in posizione, un secondo di riferimento, in realtà è molto di più. Prendiamo aria, fuori aria di nuovo. Curviamo la schiena, riportiamo il peso tra le mani, pieghiamo le ginocchia e cambiamo fianco, andiamo dall'altra parte, fianco destro. Mi risistemo più o meno nell'inquadratura. Gomito appoggiato, gomito sotto la spalla. Portiamo la gamba destra stavolta a terra, la sinistra tesa sul braccio sinistro, sulla gamba sinistra. Come abbiamo fatto prima, spostiamo il peso dalla spalla verso il bacino, verso la gamba. Spingiamo con la mano a terra, fuori aria ci solleviamo, allunghiamo braccio e gamba. Prendiamo aria, gomito giù. Quindi il braccio è leggero, lo sforzo lo sentiremo un po' di più sul fianco. Fuori aria, saliamo. Prendiamo aria, scendiamo. Ancora tre. Giù. Ancora due. Prendiamo aria, fuori aria, l'ultimo. Pieghiamo il gomito sul braccio e di nuovo piede a martello. Prendiamo aria, due in avanti, fuori aria, due indietro, mantenendo la gamba alla stessa altezza, quindi sempre parallela al pavimento. Due calci, avanti, fuori aria, due dietro. Manteniamo la spinta di nuovo sull'avambraccio, le spalle giù, la gola bella lunga. Fuori aria, dietro, prendiamo aria, gli effetti sonori. Fuori aria dietro. Bellissimo. Ancora due. Dietro. E l'ultimo, rimaniamo in avanti, facciamo dei piccoli molleggi, tirando ancora più su, sentendo ancora di più l'allungamento dietro la coscia. Ancora quattro. Tre. Due. L'ultimo. Pieghiamo la gamba, abbassiamo il braccio. Di nuovo, o gambe piegate o gambe tese, andiamo di nuovo su. Gambe piegate, le ginocchia sono una sopra l'altra. Se siamo con le gambe tese, sono sempre sul fianco destro, quindi la gamba sinistra è un po' in avanti, la gamba destra è dietro, quindi le gambe non sono unite. La mano lontana rispetto alla nostra spalla. Ci prepariamo di nuovo, spingiamo con la mano a terra e andiamo su. Gambe tese, caviglie lontane dal tappetino. Prendiamo aria, fuori aria, ci afflosciamo un po' verso il basso. Prendiamo aria, seguiamo il movimento della mano e il bacino come prima non tocca, c'è spazio qui. Fuori aria, su. Prendiamo aria, morbido giù. Manteniamo l'attivazione del braccio destro a terra. E sentiremo un po' lavorare la spalla, sentiremo i fianchi che si allungano, che si contraggono, sentiremo un po' di cose. Prendiamo aria quando scendiamo, fuori aria su, ancora tre, fuori aria, ancora due, su, l'ultimo, fuori aria. Sul braccio lentamente riscendiamo.
pieghiamo le gambe, rilassiamo un po' il polso, un po' la spalla, beviamo un po' d'acqua se serve e ricambiamo posizione. Rilassiamo bene le braccia perché dobbiamo ancora utilizzare un po'. Poggiamo i piedi a terra, la larghezza dei nostri fianchi. Le mani anche qua non sono proprio sotto le spalle, vanno un po' verso dietro, con le dita delle mani verso le pareti laterali. Talloni ben poggiati. Qua per Adriana, per tutti è uguale. Spingiamo con le mani a terra, stringiamo i glutei e andiamo su. Andiamo a creare proprio la forma di un tavolino, siamo noi il tavolo. Prendiamo aria, le mani continuano a spingere a terra e il bacino lentamente scende giù mentre il petto si apre. Prendiamo aria, fuori aria di nuovo su. Lo sguardo davanti a noi, glutei stretti, prendiamo aria, fuori aria di nuovo, il bacino scende, scapole chiuse, spalle lontane dalle orecchie, sguardo in avanti. Fuori aria su, ancora lentamente scendiamo, rilassiamo la gola, ancora tre, lentamente giù, ancora due, fuori aria, e riscendiamo, ancora uno, prendiamo aria, fuori aria, lentamente scendiamo. Da qua lasciamo invariata la posizione delle braccia e del petto, proviamo a distendere le gambe. Adriana può rimanere con le gambe piegate, puoi continuare come abbiamo appena fatto. Per i nostri allievi, invece per tutti gli altri, talloni poggiati giù, gambe tese, sempre la larghezza delle anche, se preferiamo possiamo anche chiudere le gambe, quindi a gambe unite. Come abbiamo fatto prima, spingiamo con le mani a terra, il petto si apre, spingiamo sui talloni, stringiamo i glutei e andiamo su, sguardo come prima, davanti. Prendiamo aria, fuori aria, il bacino scende, le mani continuano a spingere a terra, il petto è un po' come se salisse mentre i glutei scendono. Fuori aria, su, prendiamo aria. Fuori aria, addome attivo, riscendiamo. Non so se questo esercizio vi ricorda qualcosa, vi ricorda il logo del Rolling Club, questo esercizio, perché è proprio questo che fa fare l'esercizio del reformer che poi Diana sta facendo a corpo libero e riprende un po' il logo del club. Vero. Ancora su. Da qua adesso andiamo a complicare un po' le cose, quindi o gambe tese o gambe piegate, stesso esercizio, facciamo lo stesso movimento. Rimaniamo su, pieghiamo la gamba destra, la poggiamo e scendiamo. Quindi abbiamo aggiunto una difficoltà, spingiamo con le mani a terra, sul petto cambiamo gamba, addome in dentro, i glutei devono rimanere sollevati mentre la gamba va su. Ripoggiamo e scendiamo. Se siamo nella versione con le gambe piegate, uguale, possiamo staccare la gamba da terra, ripoggiarla e riscendere. Le facciamo non troppi tranquilli, una misura un po' indefinita. Fuori aria su, poggio e scendo, ancora su, facciamo gli ultimi tre, allungo la gamba, prendo aria di nuovo. Sempre il bacino che scende, il petto che sale. Saliamo su gli ultimi due, sulla gamba, allunghiamo, scendiamo. Prendiamo aria, fuori aria ancora sull'ultimo. Piego, allungo e riscendo. Rilassiamo un po' le nostre mani, quindi possiamo un attimo prendere un respiro e muoviamo un po' i polsi. Muoviamo il braccio, se ci fanno male le spalle, anche un po' le spalle. E respiriamo normalmente, possiamo anche sciogliere un po' così. E ci prepariamo a un altro esercizio. Allora, ritorniamo pancia in su sul tappetino e scendiamo di nuovo giù. Ci rilassiamo.
Non so quanto mi vedo perché penso di essere un po' tagliata in tutti i versi. Comunque, gambe tese, alla larghezza dei fianchi, le braccia le porto dietro la testa. Prendiamo aria, mani verso l'alto, fuori aria, solleviamo testa con le spalle, le gambe si allungano in avanti, saliamo su, curvi. Adriana può mantenere le ginocchia piegate, non salire completamente, ma salire solo per metà piano piano, esatto. Non gambe piegate. Vero, sì. Quindi ho gambe piegate, puoi fare quello che riesci, quindi anche solo qua è riscendere, dipende un po' da cosa riesci. Gli altri devono salire un osso alla volta. Un osso alla volta. Obbligatoriamente. Con le gambe ben ferme giù, proprio due pesi le gambe. Ci curviamo, prendiamo aria su, fuori aria scendiamo. E a breve anche qua vi aggiungo una difficoltà in più. Prendiamo aria, fuori aria ancora uno. Ci curviamo, risaliamo schiena dritta e scendiamo giù. Saliamo un'altra volta. Prendiamo aria, fuori aria su. Come abbiamo fatto adesso, ci curviamo in avanti, addome in dentro. Prendiamo aria da qua, schiena dritta, gambe tese, mi faccio un po' più indietro. Da qua sollevo la gamba sinistra, la tengo tesa e ben sollevata, mantenendo la gamba nella stessa posizione, scendo giù. Quindi le gambe comunque si allungano in avanti, la sinistra non cambia, non va né più su né più giù, rimane ferma là. Prendo aria, la gamba è ancora su e da qua risalgo. Adriana, tu puoi continuare come prima. Quando mi allungo in avanti... Forza, forza, forza! Forza Paola, Alessandra, Lorella! Rifoggio la gamba e cambio sulla destra. Non qua giù, qua su. Prendo aria, fuori aria, srotolo. Ferma la gamba con un'asta dritta in avanti. Prendiamo aria, ancora fuori aria, su. Con le mani andiamo un po' a percorrere la lunghezza della gamba e poi la rifoggiamo. Prendiamo aria di nuovo sulla sinistra, fuori aria scendiamo, mani dietro la testa, prendiamo aria, fuori aria su, risaliamo, sulla destra l'ultima volta, srotoliamo, prendiamo aria, fuori aria su, poggiamo la gamba e da qua di nuovo schiena dritta. Solleviamo di nuovo la gamba sinistra senza scendere. Da qua, braccia tese in avanti, la gamba sinistra sollevata, la destra appoggiata, schiena dritta. Prendiamo aria, fuori aria, facciamo una torsione verso destra. Prendiamo aria, centro, appoggiamo la gamba, ripetiamo dall'altra parte. Vado un po' più indietro. Sulla gamba destra, addome in dentro, schiena dritta, appoggiata a un muro. Fuori aria. E ruotiamo verso sinistra, centro, poggio la gamba dall'altra parte, sulla sinistra, fuori aria, ruotiamo il petto, lo sguardo e le mani verso destra, sentiamo tutto il quadricipite lavorare, centro e giù, ancora su, la destra, ruotiamo a sinistra, fuori aria, centro giù, su, facciamo gli ultimi due. Fuori aria, prendiamo aria, l'ultimo con la destra, ruotiamo e scendiamo, ripoggiamo la gamba, manteniamo le gambe tese, se proprio ci fa troppo male la schiena perché siamo un po' contratti qua sotto possiamo anche piegarle e da qua di nuovo ci curviamo senza scendere troppo giù, ci fermiamo a metà strada. Schiena tonda, ma la testa quindi sollevata, non siete giù a terra. Manteniamo stavolta le gambe appoggiate e continuiamo con la torsione. Quindi fuori aria, ruoto verso sinistra, i talloni spingono a terra, prendo aria centro, fuori aria, ruoto verso destra, centro e ancora. Quindi mentre ruoto verso sinistra, un po' la gamba sinistra si allunga di più in avanti. Prendo aria centro e poi destra.
cerchiamo proprio la nostra posizione di sfida. Per qualcuno può essere qua, per qualcun altro può essere un po' più giù. Adriana, questo è un po' pesante, può rimanere seduta anche con la schiena dritta e lo fai così, con le gambe piegate. Quindi senza troppa sfida per te. Per gli altri invece ognuno avrà un po' la sua sfida personale. Per me il punto di sfida ad esempio è un po' più giù qua. Fuori aria, ruotiamone, facciamo solo altre 4. Fuori aria, 3. 2. Spalle giù. L'ultimo. Prendiamo aria. Fuori aria, lentamente riscendiamo. E rilassiamo giù la testa, giù il braccio. Ci ruotiamo su un fianco, mano a terra, ci tiriamo su. Andiamo in ginocchio. In ginocchio sul tappetino. Da qua se serve, vi do più alternative. Se serve possiamo tenerci sempre qualcosa vicino per poggiare la mano, se no possiamo farlo anche a terra. Dalla posizione in ginocchio allunghiamo la gamba sinistra in avanti. Le nostre alternative, chi fa mouthwork come già le sa, possiamo anche rimanere qua in questa posizione, un po' sfidando l'equilibrio, oppure se riusciamo possiamo man mano scendere, quindi andiamo ad allungare ancora di più questi muscoli sotto la coscia, le mani o sulla gamba o a terra, dato che siamo a casa, su qualche oggetto vicino. Se è troppo intenso, nulla ci vieta di metterci a terra e fare questo come facciamo di solito. Allunghiamo un po' la muscolatura in modo diverso oggi. Quindi scelta la posizione delle mani o a terra o sulla gamba o dove volete, rimaniamo un po' in posizione. Se riusciamo il tallone può spingere un po' in avanti, mentre il bacino rimane a spingere verso dietro. Per me ad esempio la posizione comoda è con le mani a terra, perché io ho il muscolo già lungo, meglio non affaticarsi troppo a raggiungere terra se sentiamo un dolore terribile qua sotto. Deve essere quasi sempre un fastidio, nulla di più. Suddivina che si è collegata un po' in ritardo, però la lezione può farla anche dopo, tanto rimane, ci sono tutte sulla pagina Facebook, certo. Quindi le nostre dirette. Divina, hai fatto tardi, sei arrivata all'allungamento. Lentamente ci riportiamo su, se serve possiamo anche camminare sulla gamba, ripieghiamo e andiamo dall'altra parte. Altra gamba, vediamo se va meglio o se va peggio. Quindi o mani sul bacino, può andare anche bene questo se non riusciamo a scendere, o mano su un oggetto esterno, o mani a terra, o se siamo giù a terra possiamo rimanere un po' di più in questa posizione perché le stiamo allungando comunque assieme le gambe. Anche se secondo me a questo punto della lezione molti di voi mi stanno guardando pensando già a cosa devono cucinare questa sera. Respiriamo, manteniamo solo un altro po'. La testa morbida, quindi possiamo lasciarla andare giù. Prendiamo aria e lentamente di nuovo ci tiriamo su. Quindi ripercorriamo la gamba, pieghiamo il ginocchio e ci rilassiamo di nuovo giù a terra. Come prima, ho gambe incrociate, dato che ormai siamo belli lunghi ed elastici, possiamo anche, se stiamo comodi, rimanere con le gambe tese. E di nuovo prendiamo qualche respiro, quindi prendiamo aria, su, fuori aria, sciogliamo. Ancora due, adesso vi faccio allungare un bel po'. Rimaniamo su, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo, spingiamo verso l'alto e chi si vuole sfidare anche nell'allungamento di oggi, andare un po' verso dietro, proprio come se ci fossimo appena svegliati la mattina, ci stiamo un po' allungando. Fuori aria, rilasciamo, proviamo un'altra volta, prendiamo aria su, incrociamo le dita delle mani, spingiamo i palmi su e chi riesce verso dietro. Attenzione a non cadere verso dietro. Fuori aria,
lasciamo giù le braccia, facciamo solo delle circonduzioni con le spalle, prima in un verso, andiamo nell'altro e muoviamo un po' il collo, un cerchio in un verso, respiriamo normalmente e nell'altro verso. Ancora uno, ci fermiamo al centro e abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Benissimo. Spero tutto bene. Benissimo, brava Diana. Ora vi mostro Francesca. Ecco. La studiosa. Brava, brava Diana, sì, penso sì, mi vedo. Sì, allora, sì. Grazie a tutti per aver seguito la diretta anche oggi. Queste lezioni poi saranno messa su YouTube, oggi è andata molto meglio. E la prossima lezione sempre alle 17, ma ci vediamo venerdì, quindi vi diamo tempo di riposare. E la prossima lezione sarà sul respiro, quindi vedi che diciamo continuamente prendo aria fuori aria, perché? Perché è importante respirare, oltre che per vivere c'è tutta una serie di cose importanti. Quindi ci vediamo venerdì, salutiamo tutti, penso che a questo punto ci sentiamo tutti un po' più leggeri, no? Adesso abbiamo fatto qualche lezione di Pilates, chi non l'aveva mai fatto sta iniziando a percepire un cambiamento nel suo corpo, ne sono certa. Sicuramente leggerezza e un po' di energia in più la mattina quando ci alziamo dal letto. E noi continuiamo a studiare, io e Diana, così prepariamo la prossima lezione e prepariamo tante altre cose per quando ci vedremo di persona. Quindi un grazie a tutti dell'affetto e della stima, dei messaggi che ci inviate. E ci vediamo venerdì alle 17. Buona serata a tutti, mi raccomando non fate troppi dolci perché non sempre gli zuccheri fanno bene. Scherzo. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti, a venerdì. Ok. Pubblicato. Ah, vedi Marco, se io adesso clicco su salva, me lo salva anche da qua. Però non c'è bisogno perché l'hai registrato lì? Prova a farlo, che sto col...